Sì, è vero, in Germania dell'Est chi tentava la fuga scavalcando il muro, come è successo a Peter Fechter, rischiava di essere impallinato. D'altronde, nella maggior parte dei paesi del mondo, attraversare confini senza passare per la dogana comporta rischi più o meno gravi. Basti pensare alla frontiera Messico-Stati Uniti, pattugliata anche dall'esercito. O quella tra le due Coree, ricordando che nel 2013 un uomo è stato ucciso dai soldati sudcoreani per aver tentato la fuga al nord. Ciò non vuol dire che i cittadini tedeschi orientali non potessero espatriare o uscire dal paese per vari motivi. Fino al 1961 l'espatrio era totalmente libero e facile da praticare. Mentre da questa data, per motivi già riportati nel capitolo precedente, i controlli furono rinforzati per scoraggiarne l'idea. Solo per quanto riguarda i confini terrestri della Germania dell'Ovest e Berlino dell'Ovest, e i confini marittimi con Danimarca e Svezia. Per espatriare in Occidente occorreva inoltrare un'apposita richiesta al Ministero degli Esteri, la cui approvazione era però difficile, ma non impossibile, mentre per i pensionati, a riprova che le precauzioni erano state messe in pratica per evitare l'espatrio della forza lavoro, le cose erano più facili, potevano espatriare per trascorrere nell'Ovest le vacanze o incontrare i parenti. Ovviamente ciò riguardava solo i paesi occidentali. L'espatrio in Cecoslovacchia e Polonia, e da lì in tutti gli altri paesi del Patto di Varsavia non solo, era perfettamente consentito. Quello che la storiografia occidentale spesso omette è che non furono solo i tedeschi della DDR a immigrare a ovest, accade lo stesso anche per quelli occidentali. Prima della costruzione del muro di Berlino, centinaia di migliaia di tedeschi occidentali emigrarono a est, secondo un documento della CIA 300.000 nei soli 4 anni che vanno dal 1951 al 1955, immigrazione che continuò per tutto il resto della guerra fredda. Nei soli 5 anni che vanno dal 1984 al 1989 furono registrate 3.637 persone nel centro di accoglienza del Jugendamt. Di queste 1.386 erano cittadini della DDR che dopo essere stati nella Repubblica Federale Tedesca volevano ritornare indietro, 1.619 erano cittadini della Germania dell'Ovest e 632 stranieri che provenivano da altri stati non socialisti. In tutto ne furono rispediti indietro 432. Le persone al loro arrivo nel centro di accoglienza venivano registrate e poi suddivise a seconda della religione, cultura e orientamento politico. Venivano tenute conferenze e mostrati filmati per preparare le persone alla nuova patria. Visite mediche, naturalmente si potevano seguire programmi televisivi e radiofonici della DDR. Durante questo periodo di permanenza, in attesa del permesso di soggiorno nella DDR, i richiedenti venivano sottoposti continuamente ad incontri con la polizia, mentre la Stasi si occupava dei rifugiati politici. Se la richiesta di residenza della DDR veniva accolta, il rifugiato poi doveva trasferirsi in un luogo assegnato dove poi avrebbe avuto una casa e un lavoro. Di solito chi sicuramente veniva rispedito indietro erano le persone che avevano avuto problemi con la giustizia ad ovest, asociali o persone definite pigre. Secondo testimonianze, le condizioni nel centro erano comunque buone e le persone venivano trattate correttamente nonostante l'estenuante attesa per l'eventuale permesso di residenza nella DDR. I motivi dell'espatrio andavano da quelli familiari a quelli politici e non mancavano coloro che, come sta accadendo sempre più spesso ai disertori nordcoreani, basti pensare ai casi di Kwon Chol Nam, Kim Myeon-ni, Park Jin-gun, Jang Kwan-chol, Pak Chong-suk, Son Ok-sun, i coniugi Kim Kwang-yok e Ko Jong-nam, Lim Jin-yoon, Shin Eun-ah, eccetera. Dopo essere fuggiti nella Germania occidentale, dopo essere fuggiti dalla loro patria, si pentivano e tornavano indietro. Il giornalista berlinese Ulbricht Stoll ha pubblicato un libro sulle testimonianze degli espatriati occidentali in Germania dell'Est. Una di essi è la scrittrice berlinese Gisela Kraft, la quale ha raccontato: «Nella DDR potevo essere per la prima volta una libera professionista. Potevo vivere da scrittrice e fare persino piccoli viaggi e andare a teatro. Ero coperta per tutto ciò di cui avevo bisogno. Potevo dedicarmi produttivamente alla mia attività senza dover pensare ogni giorno: potrò pagare l'affitto il mese prossimo?» Uno dei casi più interessanti è quello di Victor Grossman, giovane operaio di Buffalo, stato di New York, trascorse un periodo in Germania dove apprese che, in quanto attivista di sinistra, sarebbe stato sottoposto ad arresto e incarcerato per via della campagna maccartista che infuriava in quegli anni tra le forze armate, parallela alla medesima isteria in corso negli Stati Uniti. Condannato a 5 anni di reclusione e da una multa di $10.000 per non aver dichiarato la lista delle presunte organizzazioni sovversive di cui aveva fatto parte, riuscì a fuggire dalla base militare e finì per stabilirsi in DDR per viverci e da allora è rimasto in Germania. Tra il 1949 e il 1989 sono circa 600.000 i tedeschi che da ovest sono passati ad est.